Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui a Romanista di PQR. Come ben letto dal titolo, siamo qui a parlare della questione Mauro Icardi e poi del difensore centrale. Partiamo dal presupposto che ringrazio innanzitutto Cartel Curva Nord per avermi unito nella loro crew e sono contento molto di questa cosa, quindi lo saluto nel video, lo saluto in questo video qui. Partiamo dal presupposto che Icardi, come ho scritto nel titolo di questo video, è un passo per diventare un nuovo giocatore giallorosso, così come riporta anche Matteo Barzagli di Sport Mediaset e anche come riportato ieri Sport Mediaset, anche se ora si sta parlando che secondo ieri Pedulla ha affermato che il giocatore è interessato alla Juve, ma questo già si sapeva che era interessato, cioè che la prima scelta di Icardi sarebbe, fosse e sarebbe la Juve, però sappiamo che anche Pedulla non azzecca una notizia di calcio da quando Destro era un giocatore di pallone. Innanzitutto sarei contento dell'approdo di Mauro Icardi, quello che penso io è un ottimo giocatore, secondo me uno delle 10-15 punte più forti in circolazione, ma non come giocatore che, di reparto, così, ma come finalizzatore, praticamente un giocatore che su 4 palle, 5 te ne cioè, su 4 palle, 3 palle te ne butta dentro, quindi è un giocatore molto importante. A differenza di Dzeko, Icardi è quel giocatore che non in una partita scompare e poi ricompare, quindi secondo me nelle partite più importanti Mauro Icardi scompariranno, quindi non è come Dzeko che quando nei momenti di difficoltà lui ti aiuta, cioè nel senso prende palla e fa risalire la squadra, non è quel tipo di giocatore, quindi scordiamoci, non so se sia il giocatore ideale per il gioco di Fonseca, ma alla fine se tocca vendere di Dzeko svogliato e sicuramente andrà all'Inter, è meglio prendersi un Icardi che non è che dare con Mariano Diaz di turno. La cosa importante di Icardi che per esempio nelle partite più nelle partite contro le squadre chiuse, che ne so, contro Hellas, contro il Lecce, così, e Dzeko praticamente con difese molto chiuse, Dzeko non è che può far tanto, alla fine quando viene triplicato e quadruplicato nella marcatura non può far più di tanto, invece Icardi nelle partite con queste squadrette il gol te lo caccia, perché alla fine la prima occasione che caccia, che gli arriva, lui la butta dentro, quindi ha un ottimo killer instinct Mauro Icardi. Io sono favorevole all'acquisto di Mauro Icardi, anche se, come ho visto, molti amici romanisti non sono molto favorevoli perché a portare Wanda Nara, che è un'ottima provocatrice, e potrà portare solamente da problemi alla Roma, perché sappiamo che quello il caos che è successo all'Inter, sappiamo che a Roma succede il triplo dei problemi. La questione Zaniolo, che sicuramente solo a lui è successo, che la mamma gli sono rubate due auto, altra roba, per esempio, con la questione De Rossi, con la questione societaria, Monchi si è dimesso, se rimane Di Francesco, quindi alla Roma i problemi sono molto di più. Io penso che Icardi potrebbe far bene a Roma. Sappiamo che Icardi è la seconda scelta della Juve, cioè la Roma è la seconda scelta di Mauro Icardi e Icardi non penso venga svogliato, sì, penso verrà incazzato, svogliato. Cioè, svogliato, non proprio che non gli va di giocare con la Roma, però si aspettava tutt'altro nel mercato, quindi non penso voleva venire alla Roma. E niente, lui pensa verrà svogliato, ma con la voglia di spaccare il mondo. La cifra che cui la Roma dovrebbe acquistarlo, secondo Sport Mediaset e Sky, è di circa 40 milioni di euro più il cartellino di Dzeko, ma ieri praticamente sono uscite notizie che Marotta vuole 50 più 60 più, cioè 50 o 60 come base più il cartellino di Dzeko, cifra molto alta, e secondo me Marotta dovrebbe consigliarci lo spacciatore, perché 60 milioni più Dzeko sono circa 80 milioni di euro per un giocatore che è stato svalutato, è fuori dal progetto Inter, già ridetto e ridetto dalla società e da Conte, non si allena, cioè si allena con il gruppo ma non fa parte degli schemi, così un giocatore che è fermo da inizio marzo e non segna un gol d'azione da gennaio, non so quanto possa valere 80 milioni di euro. Poi, se vuoi farlo valere 80 milioni di euro, cazzi tua, non se lo compra nessuno e te lo gravi sul bilancio 80 milioni di euro. Icardi non vale quella cifra, ne vale 60, secondo me. 40 più il cartellino di Dzeko, va, 45, 40 più Dzeko, se vogliamo valutare Dzeko 25, 20, ok, Icardi ne vale 50, 55, ma più di quello non vale Mauro Icardi. Icardi quindi dovrebbe, così pare, dovrebbe essere un giocatore della Roma dopo Ferragosto, perché oggi è arrivata la notizia che Icardi arriverà la prima
Notizia scritta, cioè no, notizia scritta, il nuovo comunicato dell'offerta scritta della Roma all'Inter entro giovedì. Icardi verrà a percepire una cifra molto maggiore rispetto all'Inter, circa 6 milioni, 7 milioni di euro con bonus esclusi, quindi con bonus facilmente raggiungibili andremo a raggiungere la bellezza di 9,9 milioni di euro netti a stagione, che sono un boato. Icardi, sono contento, come vi ho detto già prima. Ora passiamo ai difensori. La Roma praticamente urge di comprare almeno un difensore centrale. È uscito praticamente il nome di Lovren qualche giorno fa, ma sembra che la cifra, sembra che l'affare sia sfumato, perché Liverpool ne chiede 25, la Roma ne offre 15. Pare che stamattina le parti si siano incontrate, ma circa 20 milioni di euro. Sappiamo che Petrachi ha chiuso, praticamente Petrachi ha chiuso per un difensore centrale. Sappiamo che Rugani è il difensore scelto, sembra così, secondo tutto mercato S Roma, oppure da mondo romanista, che non ha più la pagina, però rimango in contatto con loro perché, vabbè, cazzi miei. E sembra che Rugani praticamente sia il nome delineato dalla società per prendere, cioè verrà preso con un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate necessità. Quindi un obbligo molto facile, praticamente pagato, verrà il pagamento circa 30 milioni di euro di lezionato in più anni, ed è una cosa molto buona che ti permetterà di andare a comprare la punta. Certi verranno a dire: ma perché prendiamo Rugani e non Alderweireld dalla stessa cifra? Perché Alderweireld quindi avrà 30 anni, 31 anni, e la cifra praticamente i soldi Tottenham li vuole subito, e sarà un giocatore che ti andrà a morire nel club, quindi praticamente andrà a fare una spesa. Quindi poi con l'ingaggio e i vari ammortamenti tu praticamente andrai a perdere ogni anno. Invece Rugani a 24 anni non è un giocatore che mi fa impazzire, però alla fine a 26 anni, a 24 anni, quindi anche se farà una stagione top, lo riscatterà e lo potrà rivendere fu in futuro. Stessa cosa per Icardi, che potrà rivenderlo sicuramente. Già dicono che lo daremo alla Juve, che siamo il Sassuolo B. Staremo a vedere, anche se non sono convinto di questa cosa, però lasciamo parlare gli altri. E Rugani sarebbe un ottimo prospetto, anche se non sta facendo molto bene. Poi se la cosa ti dovrebbe andare male ed è un diritto di riscatto, tu puoi anche rimandarlo alla Juventus. Spero che si concretizzeranno almeno questi due acquisti. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Ancora se non l'avete fatto, qui da me stesso è più QR. È tutto. Forza Roma, è sempre Lazio merda.